È il 1988. In platea, durante uno spettacolo della BBC, tra il pubblico c'è anche il Nicholas Winton, un anziano distinto signore che, senza saperlo, viene circondato dal resto dei presenti che lo applaudono. Sono i bambini ebrei diventati adulti che lui, nel 1938, aveva salvato dalla criminale deportazione nazista in Cecoslovacchia, aiutandoli a salire sui treni della salvezza con destinazione alla Gran Bretagna. Winton, morto a 106 anni, sarebbe poi diventato, nella semplificazione giornalistica, lo Schindler inglese. È attorno alla storia di Nicholas Winton che nasce lo spunto del romanzo Se esiste un perdono, libro di Fabiano Massimi, edito da Longanesi, presentato domenica sera alla Lega Navale nell'ambito della rassegna Libri sotto le stelle, organizzata da Mondadori di Antonella Palazzotto Raso. Conversando con Eleonora Salomone, Massimi ha detto di aver scritto un thriller storico dove attorno alla vicenda reale ha immaginato una storia con protagonista un personaggio che lui chiama la bambina del sale perché tutte le sere, quando il buio allaga la città, la si può incontrare all'imbocco di un vicolo che vende passanti secchietti in tela azzurra con dentro una manciata di sale introvabile da tempo. Nessuno a Praga conosce il suo nome, nessuno sa come si procura quella preziosa merce. Nicholas Winton è campato 106 anni. Cioè, se aveste dei dubbi che fare del bene fa bene, ok? 106. E ha passato 25 anni della sua vita dopo a girare il mondo per conoscere i bambini, per fare testimonianze, queste cose qua. Ma la figlia, nella biografia, che sono 200 pagine, a questo fatto dedica tipo 7 pagine, niente. Perché? Perché per lei il suo papà era più importante di così, era un'altra cosa. Anche perché il suo papà non voleva che la storia si sapesse. Non l'ha mai raccontata. È un romanzo in cui c'è un lieto fine, in una certa misura. Ma le storie sono terribili. Cioè, sono storie, per esempio, non so, di famiglie che avevano 3 figli e ne potevano spedire uno solo. Oppure storie di famiglie dove la madre era d'accordo e il padre no. Erano storie di famiglie in cui c'erano due sorelle. E Winton, da pragmatico, inventa questa cosa. Siccome dire agli inglesi che avrebbero dovuto prendere in affido questi bambini, dire agli inglesi ci sono dei bambini, ne prendete uno, avrebbe funzionato il giusto. Perché, insomma, vuoi un bambino? Si chiama così. Ha un nome, è facile dire di no, ma ha una faccia. Allora Winton inventa questa cosa, mette insieme delle cartoline con 6 oppure 8 foto di bambini e bambine mescolate e spedisce quelle. Le spedisce alle famiglie e dice: quanti ne prendete? Che bravo, eh? E questi in effetti iniziano a ragionare, senti, ma Karel, astratto, è facile dire di no, ma Karel con il ciuffo, no? Il cappello da marinaretto, gli occhioni, le foto naturalmente erano le migliori che si potevano trovare. C'erano queste due sorelline che erano sulle foto, erano sulle schede, una delle due veniva scelta da tantissimi e l'altra da nessuno. Perché l'altra, quando era bambina, le era caduto un pentolino di acqua bollente in faccia, era tutta sfigurata. E se eravate i genitori di queste due bambine? E se eravate la sorella che veniva scelta o quella che non veniva scelta? Com'era? Il romanziere fa questo, il narratore fa questo. Va a prendere le storie vere, perché sono storie vere, e cerca di immedesimarsi. Prossimo appuntamento con la rassegna Libri sotto le stelle sarà domenica 6 agosto con Carlo Vecce che presenterà Il sorriso di Caterina, pubblicato da Giunti Editore.